Però voglio mettervi, diciamo, davanti ai paradossi, no, che produce disoccupazione, precarietà e desiderio di combatterla. Sapete chi dovrà assumere i 6.000 navigator precari del Ministero del Lavoro? 654 lavoratori precari del Ministero del Lavoro. Guardate. Bisognerebbe avviare immediatamente un piano di stabilizzazione del personale prima dell'assunzione dei navigator. Siamo pronti a mettere in campo scioperi e altre iniziative di mobilitazione durante l'avvio del reddito cittadinanza. Lui è Cristian, uno dei 650 precari di ANPAL Servizi, il braccio operativo dell'Agenzia Nazionale delle Politiche del Lavoro, coinvolta nel meccanismo del reddito di cittadinanza, la stessa cui spetterà l'assunzione dei 6.000 navigator in campo nei centri per l'impiego per fornire le famose offerte di lavoro ai disoccupati. ANPAL Servizi è un'azienda pubblica che attualmente ha il 60% del personale precario e nei prossimi mesi con l'assunzione dei navigator ne avrà il 94%. Io non ce l'ho con i navigator perché saranno ulteriori precari che si aggiungono a noi. A dirlo è Barbara, in ANPAL Servizi dal 2011. Lei si occupa già di ricollocamento professionale. Non è una guerra tra poveri, anche perché la precarietà dei contratti rende precari i servizi. E allora, in che modo si può pensare di garantire un posto a un disoccupato che usufruisce del reddito di cittadinanza se chi gli deve trovare un impiego e personale con contratti intermittenti? Per esempio, quando abbiamo seguito il piano di ricollocazione a Amaviva, i lavoratori che erano stati licenziati da un call center. Il nostro contratto è terminato a luglio e abbiamo ripreso le attività noi a ottobre. In questo lasso di tempo noi non siamo riusciti a fornire l'assistenza per la ricollocazione di questi lavoratori. Noi siamo precari da diversi anni, alcuni colleghi sono precari persino da 18 anni. Il paradosso è che questa cosa qui accada anche all'interno del Ministero del Lavoro. Quando il Ministro Di Maio sostiene che è necessario costruire una politica di contrasto alla povertà, è necessariamente bisogna partire dalla stabilizzazione del braccio operativo del suo Ministero. Qui si sta costituendo un'industria della ricollocazione che è basata totalmente su personale precario. Che tipo di continuità ai servizi riusciamo a dare?